tranquilla. Questa è un'altra mappa dell'amianto per farvi vedere i colori rossi e gialli, giusto per darvi l'idea di come si è attenuata rapidamente l'accelerazione. Vedete che questa cartina di 6 km per 6 km si passa da oltre 0,15, il valore che vedevamo prima, a dei valori che sono praticamente 0 nell'arco di meno 4-5 km. Quindi anche questo, diciamo, fa capire che è stato un terremoto piuttosto superficiale. E poi c'è un problema grossissimo per il quale io mi prendo la parte di responsabilità dei ricercatori che non saranno capaci di andare a parlare, eccetera, eccetera. Però ve ne dico, anche i mezzi di informazione dovrebbero passarsi non una o due mani sulla coscienza. Allora, nel 2009 viene presentata una proposta per fare uno stoccaggio gas a Rivara, in provincia di Modena. La particolarità di questo stoccaggio gas è che, mentre per tutti gli altri impianti in Italia si utilizzano dei serbatoi, diciamo, delle strutture svuotate dal gas che c'era, in Pianura Padana si estrae gas dagli anni 40, quindi più o meno i giacimenti grossi sono finiti. Adesso, diciamo, si utilizzano questi giacimenti per fare lo stoccaggio gas. Questo era l'unico nel quale il gas non c'era. Io e alcuni altri colleghi facevamo parte di una commissione che dice: guardate, forse è un motivo molto semplice per cui il gas non c'è, che sotto c'è una faglia, sta nel database delle faglie attive del DNGV, e quindi questa faglia deve avere tagliato il serbatoio, il gas se n'è andato chissà quanto, al posto del gas c'è dell'acqua. E non è una buona idea spingere via quest'acqua perché sotto c'è una faglia attiva. Allora, questo articolo è di pochi giorni prima, scusate, poi pochi giorni dopo il terremoto, vedete, la commissione di indagine svelerà i misteri sul fracking, che adesso fracking è una parola di moda, nessuno sa cosa vuole dire, però tutti parlano di fracking, che è una tecnica che in Italia non ha minimamente senso essere utilizzata per un motivo molto semplice. Se io chiedo di fare stoccaggio gas, vuol dire che la roccia è una spugna talmente porosa che non faccio nessuna fatica a metterci il gas. Se la spacco, il gas mi scappa. Cioè, non ci vuole un genio, però è pieno di opinionisti dell'ultima ora che dicono che in Italia si fa il fracking, perché il fracking negli Stati Uniti va molto di moda, ci fanno i film e quindi si fa fracking anche da noi. Negli Stati Uniti hanno delle rocce pure dell'Ostia che noi non abbiamo, a quote raggiungibili al momento, e quindi in Italia fracking non solo non se ne fa, ma probabilmente non se ne farà, credo mai, perché a meno che non trovano un modo per andare molto, ma molto profondo, rocce di quel tipo in Italia non ci stanno. Però la parola d'ordine fracking, va bene. E quindi i giornali scrivono di questo fatto. La cosa divertente è che i giornali, da anni prima, 30 ottobre 2009, riportano, non posso dire siamo stati equivocati, perché riportano esattamente le nostre opinioni. Questa è un'intervista che hanno fatto a me, dice: no, noi non siamo d'accordo perché la zona è a rischio terremoti, c'è un rischio di liquefazione. Il giorno che è venuta la liquefazione, tutti che sembrava che avessero visto un fenomeno inaudito, quando era da anni che lui dice: guardate che quei terreni possono liquefarsi durante un terremoto. I giornali lo scrivevano, questo è online, Gazzetta di Modena, cercate di arrivare, trovate tutti questi articoli. Passa un anno, un altro collega, Doriano Castaldini, del Mulaggio dell'Università di Modena e di Bologna, dicono: no, guardate, l'area è a rischio sismico per la presenza di numerose faglie attive. È chiaro il concetto, cioè c'è una faglia che può muoversi, la chiamiamo faglia attiva perché può muoversi, è a rischio sismico. No, mancanza di sicurezza sismica e geologica del sito. Siamo arrivati al 31 marzo 2011, il 28 aprile 2012, quindi meno di un mese dal terremoto, la regione dice: noi ci opponiamo alla costruzione del deposito perché è in una zona sismicamente attiva. Il giorno dopo il terremoto i giornalisti telefonano e dicono: siete rimasti sorpresi da questo terremoto? Sono tre anni che vi diciamo che state in una zona attiva, cioè avete una faglia attiva, tutto quanto. Ah, noi avevamo capito che la faglia diventava attiva solo se qualcuno ci andava intorno. Noi non abbiamo mai detto questo, non l'avete mai detto neanche voi. Cioè, allora dobbiamo intenderci su aspetti proprio di base. Cioè, evidentemente la gente faglia attiva pensa a qualcos'altro. Se vi dico se è una zona ad alto rischio sismico, non lo capisce, cioè è un problema di comunicazione fortissimo, perché è inutile che noi facciamo i conti, facciamo i migliori modelli del mondo e poi i cittadini, che sono quelli per i quali facciamo questo lavoro, non lo capiscono, e non è un problema da poco. Mi avvio a concludere, perché questa è una cosa alla quale tengo particolarmente. Da tre anni abbiamo lanciato la campagna
ci sarà maremoto, io non rischio, e poi verranno anche gli altri rischi, perché ci siamo detti, ma perché? È calato in Italia il numero di certe patologie? Perché la gente ne parla. Il terremoto invece è peggio di quando mia nonna negli anni 60-70 non avrebbe mai pronunciato la parola tumore, ma era un brutto merito, perché non si poteva neanche dire la parola cancro, tumore o quant'altro. Però quante persone si sono salvate? Perché una persona parlando con l'amica ha detto, senti, ma quel nodulo lì non è il caso che te lo fai vedere, o qualcun altro ha detto all'amico, senti, ma se quando fumi la tosse non è il caso che ti fai vedere. La prevenzione si fa così. Finché una cosa è magica e le persone dicono tanto, viene comunque, io non ci posso fare nulla, il male non si cura. Allora proviamo a curare il terremoto. Chi ci mandiamo a curare il terremoto? I ricercatori no, siamo talmente sputtanati tra il radon, l'argon e tutto il resto, la sentenza dell'acqua e quant'altro, che non è il caso che ci si vada noi a parlare con i cittadini. Chi è che parla con i cittadini tutti i giorni? I volontari della protezione civile. Quindi le grandi associazioni nazionali di volontariato, le pubbliche assistenze, le misericordie, gli alpini, eccetera, eccetera, si sono prestate a questa cosa, noi gli facciamo un corso di formazione e loro vanno in piazza ad acchiappare i cittadini uno per uno. Acchiappare 60 milioni è dura, però quest'anno siamo in 300 piazze, alcune grandi città, contiamo di arrivare almeno vicini al milione di contatti. Quest'anno in zona 28-29 settembre a Roccastrada, Siena e Chianciano, l'anno prossimo, non so se qua c'è una pubblica assistenza, una misericordia, qualcuno che si offre volontario, ben volentieri, facciamo diffusione sulla cultura dei terremoti, perché altrimenti la mia grande paura, e penso di avere parlato con persone in Emilia, Lombardia, Basilicata, tutti preoccupati della sismicità indotta, poi uno li parla e dice scusa, ma te sei mai andato dal sindaco a chiedere se c'è il piano di protezione comunale? Questo comune ha fatto domanda per i fondi statali per fare la carta di microzonazione, quali sono i terreni sui quali non sarebbe il caso di costruire? Perché ci sono delle iniziative sulle quali non è stata messa i soldi e la gente non fa richiesta, perché non c'è comunicazione. Allora, con tutti i problemi di qui sopra, quindi sismicità indotta che deve essere, secondo me, assolutamente un oggetto di una norma precisa dello Stato, perché lo Stato non può fare finta che non c'è, poi ogni tanto le fila in una prescrizione, parliamo in maniera organica, comportiamoci da paese civile, ma non dimentichiamoci del terremoto in quanto tale, perché se no, io ve lo dico francamente, la mia grande paura è che c'è un fiorire di imbonitori su internet che dice tanto tutti i terremoti sono indotti dall'uomo, ma adesso sono le scie chimiche, il riscaldatore ionosferico dell'esercito degli Stati Uniti, e come fate a venire il terremoto del 1919 sulla Miata? Col generatore a carbonella l'hanno fatto venire gli americani, tutti i terremoti che sono venuti in Italia per millenni, chi li ha fatti venire? Ce li si è scordati, perché adesso i terremoti sono solo quelli indotti dall'uomo, questo è un errore estremamente grave, quindi difendiamoci dai terremoti indotti dall'uomo, però per favore non scordiamoci di mamma natura che in questo caso è un po' matrigna. Grazie. Altre questioni c'è da fare. Allora, lei le sembra logico che Pantalone debba pagare se il danno l'ha fatto qualcuno?
un altro, perché è su questo che noi ma lei ne ha detto che non c'entrava niente. Per forza non si sono visti i dati. Io sono stato chiamato qui con altri colleghi dalla regione toscana e non c'erano dati. Noi non siamo riusciti a vedere i dati, ci hanno detto tutti i sismografi si sono saturati, non abbiamo dati da darvi. E a quel punto, cioè, se uno non mi dà un dato sul quale lavorare, noi abbiamo ricostruito la mappa di accelerazione andando a farci il rilievo dei danni casolare per casolare. Abbiamo misurato l'amplificazione sismica del terreno e un ingegnere si è calcolato, data l'amplificazione geologica del terreno, per fare quel danno a quell'edificio, quant'era l'accelerazione. Quindi ci siamo fatti questa mappa e poi è saltato fuori questo dato dell'INGV, il terremoto è incredibilmente superficiale. Allora, l'amianto è un vulcano. A questo punto la protezione civile dovrebbe evacuarvi, perché se un vulcano fa terremoti naturali a un chilometro, vuol dire che è stato eruttare. Questo dovrebbe essere il concetto. Allora, i terremoti tettonici sono dai 5 km in giù in Italia. Se un terremoto è più superficiale, ci sono, perché se lei va a vedere a Vesuvio, all'Etna, a Stromboli, i terremoti sono anche più superficiali, ma sono aree vulcaniche attive. Allora, è ovvio che quel terremoto che l'INGV dà a 3 più o meno 8 km è molto probabilmente un terremoto indotto, e in quello stesso lavoro che vi ho fatto vedere dei colleghi svizzeri viene elencato fra i terremoti presumibilmente indotti. Purtroppo la prova provata non c'è, perché la prova provata qual è? Datemi i volumi di reiniezione nelle 3 settimane precedenti, datemi tutta la sismicità registrata. Capito? Ma se nessuno ha l'autorità di esigerli, mi risulta che la cosa non sia mai neanche andata in giudizio. Quindi, cioè, io come ricercatore vi posso dire se mi date dei dati, vi dico qualcosa. È stata minimamente presa in considerazione, hanno detto che era naturale, che ha ragione, no, ma è grave, no, questo fatto. Perché in realtà poi, abbiamo saputo apposta abbiamo fatto anche questa iniziativa, perché abbiamo saputo che poi, insomma, con gli anni ora si è saputo che era superficiale, che quindi era indotto. Quando loro e che quindi era della geotermia, si sapeva, ma non l'hanno mai detto. Capito? Però le ripeto, per cui l'ENE dice non c'entro niente con questa questione. Se i dati non ci sono, non ci sono. Cioè, il problema è quello. Allora, glielo dico perché ho lavorato 12 anni in una società del gruppo ENE prima di fare il professore universitario e mi occupavo del monitoraggio delle dighe. Cosa si fa con i dati delle dighe? Si mette giù la rete, si fa il monitoraggio, passato il periodo per il quale il ministero chiede di fare il monitoraggio, i dati si buttano. Cioè, quei dati fisicamente non esisteranno probabilmente più, cioè, perché nessuno ha un obbligo di tenere quei dati da qualche parte. L'obbligo sulle dighe, come sui campi geotermici, non ci sia, è, mi sembra, per 10 anni dopo il raggiungimento del massimo livello di invaso. Il Vajont l'hanno tenuto un po' di più fino a che si è conclusa l'indagine, poi sono spariti anche i dati del Vajont, perché nessuno ha l'obbligo di tenerli. Cioè, se io non dico a uno, guarda che tu devi fare questo, uno dice, beh, che me ne faccio di sta campionata di carta, la butto, e dopo 20 anni cosa vuoi andare a cercare? Cioè, il problema è che se qualcuno dice i dati devono essere conservati, si fa. Adesso c'è un'iniziativa europea, c'è un progetto che si chiama EPOS, che è il finanziamento europeo per le infrastrutture. Proprio 2 settimane fa c'è stato questo convegno, uno dei punti è chiedere alla comunità europea l'obbligo di diffusione dei dati della sismicità indotta. Se non li vogliono dare subito, che li diano 6 mesi dopo, un mese dopo, non lo so, ci si metterà d'accordo, però altrimenti voi ci fate delle domande alle quali uno vi dice perché succede una cosa o perché non succede. Se noi non abbiamo dati non possiamo dire nulla, come chiedere un parere al medico, non ti faccio vedere la lastra, non ti faccio vedere il malato, dimmi secondo te cos'ha questo signore, mi fate sentire un colpo di tosse al telefono, fra sì e no, è un po' dura. Allora, secondo me il punto principale è una richiesta di trasparenza. E soprattutto la richiesta di trasparenza deve essere motivata da un ragionamento molto semplice. Allora, se una compagnia viene e vi dice guarda, se viene un terremoto fra 3,5 e 3,9, io sono legalmente responsabile per il risarcimento dei danni. È una scommessa alla quale io sono anche disposto a chiedere. Se uno viene e mi dice guarda, io vengo a casa tua, ma tanto non combino nulla, al massimo chissà, microsismicità che non si capisce cosa vuol dire, ma non ti farò mai danni. Allora, se tu sei così sicuro che non mi farai mai danni, come questi signori, metti in un fondo vincolato 1 milione di euro e facciamo una scommessa.